Archiviato il pareggio nel derby col Pescara per il Teramo, di nuovo tempo di campionato e stavolta in un Bonolis che si preannuncia più caldo del consueto arriva all'Olbia che ha appena lasciato la posta in palio al Siena. La squadra di Federico Guidi tra le mura amiche deve aumentare il livello dei punti messi in cascina partendo dal presupposto però che le ultime uscite, Cesena a parte, hanno restituito comunque al tecnico una formazione più solida. 7 punti su 12 disponibili con Viterbese, Gubbio, Bianconeri, Romagnoli e Fermana, più il pari dell'Adriatico Cornacchia in trasferta, non hanno comunque tolto d'impaccio un diavolo in piena zona playout. Guidi ha un problema a centrocampo, perché sarà fuori Viero per squalifica, Rossetti come Cucurullo è out per problemi fisici e dunque toccherà a Fiorani affiancare Arrigoni e Mungo. A proposito del centrocampista ex Sassuolo, perfettamente riuscita l'operazione di asportazione del menisco del ginocchio destro e di revisione della cartilagine. Dopo l'intervento effettuato dal professor Cerulli è già cominciata la fase riabilitativa sotto il controllo dello staff sanitario biancorosso, con tempi di recupero stimati in circa 2 mesi. Ma è il capitano Andrea Arrigoni, l'equilibratore della manovra biancorossa, l'uomo di cui non si può fare a meno, in grado di dettare i tempi e far girare i compagni di reparto. Dietro invece con Soprano ancora in fase di recupero, anche se ormai dovrebbe essere totalmente al 100% probabile che Guidi possa affidarsi alla coppia consolidata formata da Bellucci e Piacentini con l'alternativa Pinto e con Soprano, che dunque non ha più l'impellenza di doverci essere ad ogni costo. In più l'infermeria sta per restituire definitivamente anche Daniele Trasciani, che di fatto finora non c'è quasi mai stato, e il reparto arretrato così può avere anche conformazioni diverse da quella obbligata che il tecnico ha dovuto presentare nelle ultime settimane. A destra dovrebbe esserci Azio Osmanovic con uno tra Rillo e Ndreka, tornato dalla nazionale sulla corsia opposta, e poi davanti, dove Bernardotto, che si è sbloccato a Pescara, sarà al centro dell'attacco, presumibilmente con Malotti a destra e Rosso a sinistra, ma con un Birligia che scalpita e che proprio nel finale di partita di sabato scorso ha mostrato quanto la sua presenza può far cambiare la conformazione al diavolo, avanzando Mungo di qualche metro per dare sostegno a quelle che a quel punto diventerebbero 2 punte. Olbia, che a Teramo non ha mai vinto, 4 i precedenti con 3 successi biancorossi e un pareggio a reti bianche. Sardi che saranno privi del portiere titolare Ciocci, anche per lui intervento chirurgico al menisco laterale del ginocchio destro, e allora la società si è cautelata con il ritorno di Paolo Tornaghi a titolo definitivo. Il portiere ha sottoscritto con il club un accordo valido fino al prossimo 30 giugno, portiere esperto che vanta 6 presenze nelle selezioni giovanili nazionali e un 3° posto europeo, conquistato con la nazionale Under 17. Nella propria carriera Tornaghi ha indossato anche le maglie di Como, Rimini e Propatria, mentre nel quinquennio che va dal 2012 al 2017 ha militato nella Major League Soccer con le compagini dei Chicago Fire e dei Vancouver Whitecaps.